Sono a dir poco emozionatissima perché questo è il primo video del primo avvento di Joe su questo canale. Benvenuti nel primo video, come sempre il nostro video riassuntivo delle letture fatte il mese scorso e introduttivo delle letture che farò questo mese. Avevo cercato di abbassare un po' la cresta per quanto riguardava le letture perché non sapevo bene quando bicare, diciamo, il momento della lettura durante la giornata. Questo mese ho veramente raggiunto l'obiettivo di ritagliarmi almeno un'ora al giorno per leggere, che è stato un metodo rivoluzionario per quanto riguarda il proseguimento delle mie letture e della TBR che mi ero proposta. Tant'è che non ho letto quattro libri come mi ero prefissata, ma ne ho letti ben sei e mezzo. Ci eravamo lasciati con la lettura, tra virgolette, appena iniziata di Fratelli Cuor di Leone di Astrid Lindgren, che ho voluto leggere per il 5 per un autore che uscirà questo mese, il 21, come di consueto, e sarà l'ultimo appuntamento della rubrica per l'anno 2020. Mi ha inizialmente intrigato perché i primi due capitoli narrano appunto la storia di questi due fratellini, poverelli, cui uno è bruttino e maciato e invece l'altro è super figo e super popolare. Uno ha tutte le fortune della vita, l'altro no. In realtà quello che ha tutte le fortune della vita muore in un incendio, quindi non è che sia molto fortunato. Il problema è che questo evento, che poteva essere sviluppato in una maniera, per quanto riguarda me, più interessante, invece ha dato vita a una sorta di fantasy per ragazzi e, come sapete, io ho una avversione totale per il genere fantasy puro, fantasy medievale con draghi e cavalieri, via dicendo. Tutto ciò mi ha appesantito tantissimo la lettura di questo romanzo, al punto da dargli 2 stelle su Goodreads. È un genere che io non sopporto, non ce la faccio, mi dispiace perché so che tanti di voi invece piace come genere. Mi dispiace, poverini, questi due fratellini, però la vostra storia non mi ha intrigato abbastanza da poter proseguire in maniera leggera la lettura, così come dovrebbe essere, almeno secondo il mio punto di vista. La lettura successiva invece è stata pazzesca. Il messaggero di Lois Lowry, terzo libro e penultimo della saga del donatore e dell'autrice, che io ho adorato fin dalle prime pagine. Conoscete già dai miei passati video la mia storia personale con questa saga e non vedevo l'ora di leggerlo. Mi ha risollevato, diciamo, dalla lettura precedente. Ha ottenuto ovviamente 5 stelline su Goodreads. In generale io pensavo che la saga piano piano si abbassasse, come succede nella maggior parte delle saghe, invece continua ad alzarsi, continua a coinvolgermi sempre di più. Questo terzo romanzo mi è piaciuto tanto perché appunto rivediamo dei personaggi che avevamo abbandonato, tra virgolette, nei primi due volumi, come Jonas, che è il protagonista del primo libro, e Matty, che invece è un personaggio secondario del secondo. E Matty appunto è il protagonista di questo terzo volume. Bellissimo, mi ha emozionato, mi è sfuggita anche qualche lacrimuccia verso la fine. Mi piace troppo il punto di partenza dell'intera saga, mi piace questa distopia post-apocalittica, è veramente pazzesco, mi piace tantissimo, 5 stelle meritatissime, e se non sapete che cosa regalare a Natale ai vostri amici adolescenti oppure ai vostri amici lettori, questa saga top. Se riuscite a trovare il primo volume in cartaceo, fatemelo sapere perché io lo sto cercando da una vita. Il penultimo libro che ho letto per il 5 per un autore dedicato ad Astrid Lindgren è Rasmus e il vagabondo. Ennesimo libro che io appunto ho ereditato da mia mamma, infatti in questa versione della Valecchi, molto antiquata, ecco, però è un libro che mia mamma mi ha sempre insistito per farmi leggere quando ero piccola, ma io l'ho sempre sfogliato alle prime pagine e mi ha sempre annoiato a morte. Invece, ragazzi, rileggendolo ho riscoperto veramente un romanzo bellissimo, quasi al pari di Pippi Calzelunghe, che ho adorato e che ve lo spoilerò subito, è il romanzo di Astrid Lindgren che andrò a recensire questo mese. La storia di Rasmus è bellissima, oltre al personaggio protagonista, che è appunto Rasmus, questo bambino orfanello che l'unica cosa che desidera dalla vita è trovare qualcuno che lo accetti per quello che è, e quindi trovare due genitori amorevoli che cerchino di valorizzare i suoi punti di forza. E poi c'è il personaggio del vagabondo, che a mio avviso è un personaggio bellissimo, che è appunto il coprotagonista, che si prende cura per tutto il libro di Rasmus dopo una serie di avventure del piccolino. Il personaggio del vagabondo ha una filosofia dietro veramente bella e apprezzabile. Non escludo che questo libro più avanti verrà recensito, anche se ve lo anticipo, nel 2020
2021 non ci saranno più le due books review consuete, ma ce ne sarà solamente una al mese. Però questo è uno di quei libri che mi piacerebbe approfondire con voi in un video apposito. 4 stelline meritatissime, 4 perché purtroppo secondo me non è all'altezza di quei libri a cui ho dato 5 stelline, però una storia veramente veramente bella da far leggere ai bambini. Ultimo libro di Astrid Lindgren che ho deciso di leggere per il 5 per un autore è quello che mi ha deluso di più: Vacanze all'isola dei gabbiani. Se mi avete seguito nelle letture su Instagram sapete che in generale a me gli ambienti marittimi non piacciono. I paesini marittimi piacciono tantissimo per le vacanze estive, ma non mi piacciono assolutamente quando leggo le ambientazioni marittime, questi paesini sul mare, i pescatori e via dicendo. Quindi io già avevo preso in mano questo libro un po' sull'onda del pregiudizio, dello stereotipo, perché sapevo che l'ambientazione comunque non mi avrebbe intrigato, però dato che l'autrice comunque mi ha riservato delle bellissime sorprese, ho detto perché no. Per l'ennesima volta mi sono scontrata appunto con questa ambientazione che non mi è piaciuta per niente, con personaggi, troppi personaggi che appunto non riuscivo ad approfondire, che subito mi si parava davanti l'ennesimo, vicende assolutamente insulse, storia familiare che non ti coinvolge assolutamente. Insomma, non ho trovato nessun punto di forza purtroppo in questo romanzo. L'unico punto di forza è che è stato scritto da un'autrice che ha tutta la mia stima, ma per il resto è il romanzo di questa autrice appunto che mi è piaciuto meno. Una stellina su Goodreads, ragazzi, io ho dato una stellina veramente poche volte, non me ne vogliate voi amanti di questo romanzo, è proprio per una questione di gusti e mi dispiace, credetemi, mi dispiace sempre dare una stellina ai romanzi. Questi 4 libri che ho letto erano quelli che mi ero prefissata per la TBR di novembre, ma ne ho letti altri due che ho già portato in altri video di wrap up e TBR, perché erano letture che avrei voluto fare già un po' di tempo fa, erano lì sul comodino. Io comunque con calma ho detto mi leggo questi 4 e se c'è tempo ne leggo altri. Fatto sta che questi 4 li ho finiti entro la metà del mese e quindi c'era perfettamente il tempo di leggerne altri 2. Così ho preso in mano La misura della felicità di Gabrielle Zevin. Mi ricordo perfettamente chi me l'ha regalato ed è rimasto da allora, 4 anni fa, nella libreria intonso e mai letto. Mi pento di non averlo letto prima perché mi è piaciuto talmente talmente tanto da dargli 5 stelline su Goodreads. È una storia che parla di libri principalmente e i libri fungono un sacco da punto di congiunzione tra i vari protagonisti. Mi piace molto la struttura del romanzo, che è suddiviso in capitoli tutti introdotti dalle recensioni del nostro protagonista, che è un anziano, almeno mentalmente anziano, libraio, che si ritrova alle prese con una bambina di 2 anni abbandonata nella sua libreria. Insomma, c'è alle spalle di questo romanzo un intreccio tra i personaggi veramente bellissimo che mi ha coinvolto molto. È uno di quei libri da cui non riesci a staccarti. L'ho finito in veramente poco tempo ed è stato, da quello che ho potuto constatare, il libro più lungo di questo mese. Che dire, bellissimo, e anche questo sicuramente prima o poi tornerà sul canale. Ultimo, questo mese ho finalmente finito e mi è dispiaciuto, è stato una di quelle letture che mi è spiaciuto di finire, perché è stato come perdere una particina di me che mi ha accompagnato negli ultimi 4 mesi, ed è Il figlio di Lois Lowry, l'ultimo volume della saga di Beaver. 5 stelle, inutile dirlo. In questo romanzo ho apprezzato il ritorno di Gabe, che era un personaggio che avevamo abbandonato addirittura nel primo volume e di cui non sapevamo cosa fosse successo della sua vita. La cosa più bella è stato il personaggio protagonista, ovvero Claire, che incarna il femminismo completamente. Io vi assicuro che questa saga ve la ritroverete in una books review, che voi lo vogliate o meno, io ho bisogno di parlarvene in maniera approfondita perché mi è piaciuta tantissimo. A differenza di molte altre saghe, il finale mi ha soddisfatto grandemente. Difficilmente so che troverò una saga all'altezza di questa. Non so cosa aggiungere, ve lo giuro, perché mi ha spezzata. Finire questa saga mi ha proprio spezzata. Ho detto appunto che ho letto 6 libri e mezzo perché negli scorsi giorni ho iniziato a leggere Un mondo nuovo di Liz Braswell, ovvero un altro volume, il secondo
volume presente nella mia libreria della collana Twisted Tale, quindi quelle collane dove ci sono i plot twist dei classici Disney. Una lettura assolutamente per me leggera, intrigante e quindi tra tutte le letture che avevo sul comodino mi risultava essere quella un po' più fruibile come ultima lettura del mese di novembre. Ahimè, negli ultimi giorni ho avuto anche altre cose da fare. Ho avuto dei momenti dove avevo un gran mal di testa e quindi non riuscivo a leggere per niente. L'ho lasciata un po' indietro, però sono più o meno a metà lettura e mi sta piacendo. Questo è il libro che se avete visto il Mid-Year Freakout Book Tag sapete mi sono prefissata di leggere entro la fine dell'anno e quindi sono contenta finalmente di averlo iniziato, sono sicura che lo finirò nei prossimi giorni. Passiamo invece agli ultimi tre libri che fanno parte della TBR di dicembre, ve li ho già portati tempo fa perché fanno parte di quei libri che erano sul comodino in attesa di essere letti e che avrei dovuto leggere veramente diversi mesi fa. Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, chiacchieratissimo, anche questo una distopia post-apocalittica da quello che mi ricordo, prima o poi vedrò anche la serie TV, per il momento ho intenzione di leggere il romanzo. A molti è piaciuto tanto, ad altri invece è piaciuto poco. La cosa che discute di più è il seguito, che non so a questo punto se andrò ad acquistare, quindi leggere, perché devo vedere prima se mi piace questo primo volume, però ho delle aspettative altine per questo libro. Un libro assolutamente ciclit che ho intenzione di leggere questo mese è Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger. Conoscete tutti il film? Ho intenzione di leggere il romanzo perché appunto a me piacciono molto i film tratti dai romanzi, mi piace vedere il film e se il film mi è piaciuto vado a leggere poi il romanzo. L'ho visto anche, rivisto anche di recente tra l'altro, quindi ce l'ho fresca in testa la storia. Voglio vedere se nel libro ci sono dei dettagli in più che magari il film non è riuscito a riprodurre. Questo so che è, per quanto riguarda me, un genere che mi piace, ma soprattutto che è molto leggero, che non devo coglierne dei significati particolari dietro. So che è quel tipo di lettura che mi alleggerisce la giornata e quindi direi perfetto per questo mese. L'ultimo libro è l'autoconclusivo più lungo che è presente nella mia libreria. Dio di illusioni di Dana Tart. Allora, io ho sentito molto ben parlare di Dana Tart come autrice, soprattutto per il Cardellino mi sembra, ma anche questo ricopre una posizione molto alta tra i suoi romanzi, quindi sono curiosa di dare una possibilità a questa autrice. La trama mi aveva intrigato molto, spero di riuscire a finirlo entro il 2020 e niente che dire. Quindi ecco, queste sono le letture che farò sicuramente nel mese di dicembre. Me lo voglio prefissare come obiettivo, ce la farò, abbiate fiducia in me. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono invece le vostre letture del mese di dicembre, se i libri che ho letto vi ispirano, se i libri che ho intenzione di andare a leggere vi ispirano, se li avete già letti in generale, tutti quelli che vi ho portato in questo video, se ne avete altri da consigliarmi per il prossimo mese. Insomma, sbizzarritevi qua sotto nei commenti, lo spazio è tutto vostro. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un piccolo like di supporto e se pensate che questo wrap up e TBR possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma e se siete interessati a proseguire nella visione quotidiana dell'avvento di Joe, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo, non ci credo, domani per il secondo video di questo avvento di Joe, solo su Giocate Books Writer. Un bacione, ciao ciao!